Ciao Dreamers, nuovo tutorial per voi e oggi mi sono ispirata ad una sirena, una donna sirena. E ho deciso di ispirarmi a questo perché oggi volevo fare del make-up, però non mi sentivo molto bene. Ed ero anche un po' svogliata, una giornata un po' così e non sapevo cosa fare. Ho provato tante cose, ho provato a fare altri lavori, ma ho fatto disfatto, fatto disfatto. E alla fine sono le 9 di sera e ho appena finito di fare questo. Con tanto di tutorial, però sono felice perché alla fine sono riuscita a realizzare qualcosa di bello e di complicato e sono riuscita a sbloccarmi, quindi questo è importantissimo. È una sirena, vi dicevo, è realizzata, questa parte qua sono realizzate con la slaga, anche le squame, il resto è acqua color e ho usato anche degli acqua color nuovi che devo dire sono buoni, a parte che hanno un odore stranissimo, per il resto sono buoni, poi ve ne parlerò. E niente, non mi dilungo oltre, spero che il tutorial vi piaccia, vi mando un bacione, alla prossima, vi lascio al tutorial. Ciao Dreamers! Allora Dreamers, ho già realizzato con la slug le mie pinne, le squame, eccetera, perché realizzarle... Aspettate che ho una roba... Che realizzarle durante il tutorial sarebbe... stato veramente impossibile perché ci ho messo ore per realizzarle, tra mettere il lattice e farle asciugare, insomma un casino. Quindi realizzarle durante il tutorial avrebbe voluto dire che il tutorial sarebbe durato troppo e questo non va bene. Allora, adesso vado a procedere a colorare la mia calotta di giallo verde, quindi gli do questo mix di colori tra il giallo e il verde per dare questo giallognolo strano. Poi così nel frattempo aspetto che alcune parti continuino ad asciugare. E poi andrò a colorare qui di blu, qui sempre giallo-verde, qui di blu, le squame le farò mischiate in alcuni punti blu e in alcuni punti gialle. Inizio con un verde lime della Superstar, è la prima volta che uso i colori Superstar, quindi li sto provando oggi con voi in diretta. E poi userò il giallo della Snazaroo e il blu della Snazaroo.
Ora vado a definire meglio il blu, il giallo e questo verde acido con degli ombretti per fissare bene il colore. E io userò la palette della Urban Decay. In particolare userò Gonzo e userò Fresh e una puntina di Slowburn. Ho deciso di usare anche un po' Fringe, che è questa specie di verde qua, un verde scuro, molto bello, per creare un po' di ombre nella zona blu e la userò sempre con lo stesso pennello del blu. Ora è il momento di creare i nostri punti luce e le nostre ombre. Le realizzerò con un pennarello, sì, con un pennarello, con un acqua color nero e poi in alcuni punti userò un verde scuro. Quindi userò il nero della Diamond FX e il verde scuro Superstar.
Anche questo è nuovo, l'ho comprato pochi giorni fa, è arrivato pochi giorni fa, devo ancora sperimentarlo, diciamo. Quindi lo userò in diretta con voi. Ecco qua Dreamers, questa è la mia sirena finita, spero che vi sia piaciuta, insomma, non è stato facile farla, devo essere onesta e sincera, però mi sono divertita, penso che sia venuta abbastanza bene per essere la prima volta, considerando che queste non sono protesi già fatte, ma le ho fatte al momento con la slug che è molto morbida, e niente, spero che la mia sirenetta o sirena, insomma, vi piaccia. E vi mando un bacione al prossimo tutorial. Ciao Dreamers!